Questo programma è offerto da Formazione SRL, Learning Center, via Domenico Morelli 49, Napoli. Bentrovati con l'informazione di Napoli Village News, in redazione Raffaele De Lucia. Recuperare e valorizzare i palazzi storici napoletani, e questo è il progetto del Rotary Club Castel Sant'Elmo dal titolo Targhe dei palazzi napoletani. Il club anche quest'anno ha svolto un lavoro di studio e ricerca su alcune storiche dimore del quartiere collinare e questa mattina ha provveduto all'affissione della targa dinanzi lo storico villino Casciaro in via Luca Giordano. La cerimonia è stata preceduta da una conferenza stampa svoltasi sulla terrazza della prestigiosa dimora, a cui ha preso parte la dottoressa Giovanna Cassese, direttrice dell'Accademia delle Belle Arti di Napoli. Sarebbe sicuramente un'idea di stampo internazionale, come già hanno fatto in America, negli Stati, anche in tutti i paesi anglosassoni e in Germania, rivalutare la rete, il tessuto delle case d'artista, sia dal punto di vista dell'architettura, sia dal punto di vista delle collezioni studiate, che possono essere ricostruite anche in maniera virtuale laddove sono smembrate. In ogni caso, ricordare significa conservare e anche progettare una città diversa, una città migliore. Per una doverosa equiparazione con i palazzi del centro storico e di Chiaia, che hanno ricevuto negli anni passati una targa e una scheda informativa, l'architetto Giulia Carlotta Senes, socia del Rotary Club, avrebbe individuato alcuni siti che meritano attenzioni e ai quali il gruppo partenopeo del Rotary ha deciso di apporre una targa. Questa iniziativa di cittadinanza attiva risveglia l'interesse verso l'architettura del quartiere collinare del Vomero. Ho pensato che anche le palazzine del Vomero meritassero una targa. E allora cominciamo oggi da qua, dalla palazzina di Villino Casciaro e dalla terrazza del Villino Casciaro faremo questa inaugurazione delle targhe del Vomero. Ci sarà anche la palazzina Russo Ermolli e poi Catello Piccoli a via Cimarosa. Ma anche l'anno prossimo continueranno naturalmente col mio successore, perché avremo intenzione di allargare a tutto il Vomero, perché il Vomero merita, ci sono tante architetture belle, soprattutto del periodo Liberty.